Parliamo oggi di regionalismo differenziato e di beni comuni e lo facciamo con un ospite prestigioso che studia entrambe le questioni, il professor Walter Nocito, che è docente di diritto pubblico presso l'Università della Calabria. Allora, professore, intanto ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, insomma, siamo entrati un po' nel vivo del discorso, della partita su questo cosiddetto regionalismo differenziato. Proviamo, diciamo, a spiegare, diciamo, a chi ci segue non soltanto dalla Calabria, no, che cosa sta per avvenire nel paese e nella redistribuzione dei poteri, intanto economici e poi inesorabilmente sociali, all'interno dei territori. Sì, buona giornata, buon appuntamento, grazie sempre per questi approfondimenti di cultura e di attualità. Il fenomeno di cui oggi stiamo discutendo è che il 15 febbraio avrà la giornata più significativa. Ci sono già vari appuntamenti, compresi flash mob per il 15 febbraio, in cui il governo italiano incontrerà due regioni a statuto ordinario, la Lombardia e il Veneto, proprio per siglare o per limare un accordo che si chiamerà intesa Stato-Regioni. Beh, questo fenomeno non è che sia partito così velocemente e repentinamente. È una norma della Costituzione italiana scritta nel 2001, è l'articolo 116, terzo comma, che rende flessibile e politicamente negoziabile le competenze legislative e amministrative delle regioni ordinarie, da creare in tal modo, all'esito di una negoziazione, una asimmetria di competenze, una differenziazione fra le regioni per la quale rompe l'unità, rompe l'omogeneità del tessuto amministrativo italiano, facendo di alcune regioni, quelle che otterranno l'intesa, dei, diciamo, soggetti plus dotati di risorse e di competenze. Il vero problema, che però di recente molti stanno segnalando, Marco Esposito, molti consiglieri regionali al sud, alcuni intellettuali anche al centro e al nord, ci sono già almeno tre o quattro manifesti, il più importante dei quali è quello avviato da Gianfranco Viesti dell'Università di Bari, ma ce ne sono anche altri. Beh, il vero punto di questa attuazione governativa da parte della maggioranza parlamentare giallo-verde dell'articolo 116, terzo comma, è quante competenze, con quale incisione sul sistema amministrativo e sul sistema di erogazione di servizi essenziali ci devono essere e quante risorse vanno trattenute nelle tre regioni che al momento hanno attivato l'intesa, possibilmente a febbraio e a marzo sarà il tempo per siglare l'intesa e per portarla al Parlamento italiano per l'approvazione, e quindi il tema del residuo fiscale. Ma su questo non bisogna essere eccessivamente impauriti o eccessivamente speranzosi come molti sono. Zaia, per esempio, di recente ha fatto il maestrino e ha scritto agli elettori meridionali dicendo: col federalismo fiscale da noi voluto, con un controllo sulla spesa, con una responsabilità, voi responsabilizzerete i vostri politici. È trattato, quindi ha potuto lui trattare dall'alto in basso gli elettori e i cittadini meridionali. Io credo che stiano esagerando sia a difendere questi provvedimenti sia ad attaccarli. Nel senso che il Insomma, 116. i rischi effettivi, Sì. secondo te, no, quali possono essere? Cioè, poiché quando si tratta di denari, no, e quindi di spesa pubblica, no, noi abbiamo la sanità che è pubblica, ad esempio, no, il sistema di istruzione che è pubblico, cosa potrebbe accadere se il gettito fiscale delle regioni più ricche dovesse interamente ritornare, diciamo, nei territori? Cioè, ci sono meccanismi, sono Sì, previsti, diciamo, meccanismi di qui perequazione? è effettivamente, come dici, il punto croce, il punto più delicato di attuazione costituzionalmente conforme di questo tipo di riforme.
Rimane che molte sono le materie, molte sono le spese pubbliche regionalizzate integralmente con questa intesa Stato-Regione, che partirà sicuramente con il Veneto nel 15 di febbraio, perché è la regione più avviata. I rischi quali sono? Che si proceda a regionalizzare questi settori, queste competenze, la funzione sanitaria, la funzione assistenziale, la funzione di servizi al lavoro e alle politiche attive per il lavoro, che adesso sono anche molto centrali, senza aver fissato i livelli essenziali delle prestazioni, senza aver attivato e fatto funzionare fluidamente, bene, massicciamente il fondo perequativo per il riequilibrio territoriale, che è un fondo che la Costituzione italiana dal 2001 prevede, il famoso fondo perequativo di cui gli articoli 119 e 120 della Costituzione italiana. Ora, queste tre regioni vogliono ottenere le loro aggiuntive competenze amministrative e legislative in assenza di livelli delle prestazioni, in assenza del fondo perequativo? Se volessero questo obiettivo, sarebbero contro la Costituzione. Io credo che il dovere, il rischio che il governo deve evitare è di concedere autonomia differenziata senza la prima preventiva fissazione dei livelli essenziali del fondo perequativo. Io credo che il Parlamento debba avere la sua voce attiva su ciò, ma qui abbiamo un altro punto molto pericoloso, molto rischioso, molto negativo. Questo però non molti lo dicono, neanche molti dei meridionalisti e dei, diciamo, soggetti critici verso il lombardo-leghismo, lo chiamano alcuni, lombardo-veneto. Il punto è questo, che il Parlamento al momento è espropriato di competenza, perché questo procedimento, per come il governo Gentiloni l'ha congegnato con le tre regioni, utilizza la prassi di cui alle intese ex articolo 8 della Costituzione italiana. Cioè, il governo di centrosinistra, accordandosi con le regioni leghiste e con l'Emilia-Romagna, ha statuito che l'intesa va fatta come fra stati, come fra Stato e confessione religiosa, per cui si inserisce una proposta governativa in Parlamento e non è emendabile. Cioè il Parlamento sarebbe privato di un potere di negoziazione sulla negoziazione Stato-Regioni. Questo è il vero problema. Ed è molto pericoloso. Questo è pericoloso perché quello che scriveranno a febbraio sulla parte fiscale, anche sui tempi della transizione dai costi storici al costo standard, che è la partita tecnicamente più significativa di tutti, può prevedere una prendere in blocco o rigettare in blocco il negoziato Stato-Regione senza che il Parlamento, come sede nazionale di rappresentanza e di responsabilità politica, possa esprimersi se non rigettandolo in blocco. Io credo che molti in Lombardia e in Veneto oggi abbiano la paura che l'iniziativa possa essere rigettata in blocco, proprio perché una componente del Parlamento diffusa, quella meridionale, potrebbe non votare la conversione in legge, l'attuazione dell'intesa Stato-Regione, per i difetti che dicevamo prima, che sono difetti a garanzia di tutto il Mezzogiorno, ma anche di alcune aree o territori più deboli del centro-nord. Non ci dimentichiamo che abbiamo un'Umbria, un Marche, un Abruzzo, che tecnicamente non è mezzogiorno, ma ormai da 10 anni con la crisi economica, problemi sostanziali, strutturali di carenza anche finanziaria, di gettito fiscale in quei territori. Il nuovo triangolo industriale, d'altra parte, noi che siamo in una facoltà iniziamo anche a insegnarlo, non è più Torino-Milano-Genova, Genova è anche territorio a rischio, ma è Bologna-Treviso-Milano. Qua è l'asse che in Italia genera reddito, genera export e genera volontà di autonomia differenziata. Veneto, Emilia, Lombardia. Non è un caso che l'autonomia differenziata del nord coincide con il nuovo triangolo
produttivo italiano che ha queste tre città come perni e che secondo me andrebbe indagato molto di più di quanto attualmente non si faccia, e negli aspetti fiscali e negli aspetti socio-economici, perché poi le norme regionali, l'intesa Stato-Regione va a coprire un assetto che è predefinito dall'economia, dalle imprese, dal valore aggiunto che quei territori producono e dal bisogno lavorativo che quei territori, quelle aziende esprimono. Io presumo che il reddito cittadinanza servirà a fornire molta manodopera per quel triangolo produttivo che dicevamo, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna. Perfetto, allora diciamo chiudiamo il primo blocco, naturalmente attenzionando quello che accadrà dopo il 15 e poi ritornando con elementi aggiuntivi, evidentemente subito dopo con un nuovo approfondimento. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Museo dell'Olio Gabro, conoscere la tradizione per migliorare il nostro futuro. Calabria News 24, cronaca, politica, spettacolo, economia, attualità, sport. Le notizie del giorno ora dopo ora, 24 ore su 24. Scarica l'app per essere sempre aggiornato. Segui le notizie in tempo reale su www.calabrianews24.it. Calabria News 24, se succede, noi ci siamo. Siamo ritornati in studio dopo la pausa pubblicitaria, seconda parte di Pagine di Resistenza dedicata, diciamo, ai beni comuni. Stiamo riflettendo nella puntata odierna con il professor Walter Nocito, che è docente di diritto pubblico presso l'Università della Calabria. Allora, poco tempo fa, qualche settimana insomma addietro, la politica, chiamiamola così, ci ha restituito una novità a mio avviso interessante, no? Quale? La costituzione di comitati dedicati a questa figura, diciamo, straordinaria che è stata Rodotà, no? Comitati sui beni comuni. Ora, che cosa sono questi comitati Rodotà sui beni comuni? Quale finalità hanno, no? Diciamo, all'interno di un sistema, no, quello politico-sociale di questo paese, fortemente sgangherato e incapace di riprendere le grandi discussioni collettive dei tempi che furono. Sì, grazie per questo invito che possiamo dare, diciamo, come invito civile, non politico. È stata costituita un comitato promotore per un'iniziativa popolare legislativa ai sensi della Costituzione ed è stata intitolata al compianto professor Stefano Rodotà. 11 docenti universitari e professionisti sono riuniti a Roma, hanno attivato già il primo dei convegni nazionali di lancio di questa iniziativa e hanno già fatto un'assemblea costitutiva sempre a Roma tra dicembre e gennaio. Il presidente di questo comitato nazionale è il professore Ugo Mattei, che è un autore molto noto, direi celebre per alcuni aspetti, autore di un manifesto dei beni comuni, ecco qui il famoso libro della La Terza, che è stato un po' il leitmotiv del referendum per l'acqua pubblica del giugno del 2011, con Ugo Mattei alcune altre persone hanno avviato e hanno, alla luce, diciamo, del dato politico attuale, tre obiettivi fondamentalmente, che sono obiettivi nazionali. Il primo obiettivo è mobilitare 1 milione di firme raccolte tramite una rete territoriale e una rete di notai che è disponibile a assecondare questa raccolta di firme. Federnotai si è già espressa, Ugo Mattei ha già formalizzato il procedimento e l'obiettivo è superare 1 milione di firme. Perché? Perché si incrocia questa tematica con la tematica della democrazia diretta, di un'apertura del Parlamento alla società, e 1 milione di firme sono significative, simboliche,
non, diciamo, non sono un dato trascurabile, tenuto conto che sull'articolo 71 della Costituzione italiana è in essere un altro tipo di riforma che potenzia l'accesso tramite i referendum propositivi, ma è un'altra storia. Secondo obiettivo è che questa è una rete che si sta avviando, che diventerà anche una rete di associazioni, hanno già aderito Libertà e Giustizia, Slow Food e altre associazioni molto legate al settore ambientale, perché i beni comuni sono anche e soprattutto i beni ambientali. Terzo obiettivo di questo comitato nazionale è costituire una rete mutualistica con una eventuale società cooperativa a azionariato diffuso, per cui la raccolta di firme, ora daremo i dettagli, sarà anche una raccolta di crowdfunding, di raccolta di finanziamento minimo, perché se 1 milione di persone firmasse, 1 milione di persone desse 1 o 2 euro, sarebbe una base finanziaria per svolgere una vera e propria campagna informativa, che è la campagna sulla qualità della vita e la qualità delle norme civili di cui al codice civile articoli 810 e seguenti. Esprimerli analiticamente ci vuole del tempo, ma posso dare solamente questa indicazione più, diciamo, tecnica. Nel 2007, quindi 11 anni fa, il professor Rodotà, presidente di una commissione, depositò al Parlamento un testo di delega per la riscrittura degli articoli del Codice Civile, non è stato poi tradotto in atti parlamentari, è stato messo nel solito cassetto. Dopo 10 anni i membri del Comitato Nazionale, al quale io con tanti altri, diciamo, stiamo aderendo, abbiamo valutato che è venuta l'ora non di discutere, di piangere, di lamentarsi, ma di agire in via anche parlamentare, in via anche legislativa. L'occasione è stato il crollo del ponte di Genova del 14 di agosto, dove si è dimostrato lapalissianamente che il bene comune, la strada, il ponte, il porto, l'aeroporto, sono abbandonati nelle forme di controllo e nelle forme di gestione. Questo non va bene, questo in Italia è un gravissimo problema. Noi dovremmo agire per una democrazia partecipata anche, ma soprattutto, sui beni comuni. Non solo la partecipazione politica tramite partiti e tramite legislazione sul bene demaniale. La legislazione è in mano al governo, attenzione, ma una garanzia ordinamentale di una sottoposizione dello statuto dei beni pubblici e dei beni comuni al principio costituzionale di cui all'articolo 42 e 43 della Costituzione. Funzione sociale della proprietà, interesse sociale dell'attività di impresa. Allora, quando partirà il dibattito, la raccolta è molto nutrito, ovviamente. Quando partirà la raccolta, diciamo, delle firme nei territori, c'è già, diciamo, un'organizzazione in questa direzione? Sì, il periodo è di 6 mesi, inizierà il 16 di febbraio. Ci siamo, 16 di febbraio. Il 15-16 febbraio ci sarà l'avvio della raccolta con notai e con i comuni. Presumiamo in tutte le città italiane, i principali comuni, durerà 6 mesi, perché poi a luglio si raccolgono le firme, okay, e a fine luglio e agosto si depositano nel Parlamento per la discussione. Segnalavo che secondo la modifica attuale dell'articolo 71, che in estate potrebbe essere già cosa fatta, un'iniziativa popolare legislativa depositata e non discussa nel termine di 18 mesi dalla presentazione nell'ordine del giorno parlamentare, automaticamente è soggetta a un referendum propositivo popolare senza quorum. Che vuol dire, questo è un punto che va ben segnalato, che se il 25% dei cittadini elettori voterà per il testo della Commissione Rodotà sui beni comuni distinti e aggiuntivi ai beni privati e ai beni pubblici, quel testo entra in vigore come iniziativa popolare.
La forza è straordinaria, forza sul piano proprio educativo. È straordinaria, no? E simbolicamente, istituzionalmente e anche, diciamo, tatticamente, perché questo potrebbe essere il primo esercizio di democrazia diretta in Italia su un tema socialmente percepito, che è la qualità delle città, la qualità dei beni demaniali, che verrebbero a questo punto cambiati nella loro natura giuridica, e anche nella qualità delle funzioni dei servizi essenziali: acqua, luce, beni culturali, beni, diciamo, ambientali, e il grande patrimonio italiano che una volta si chiamava il bel paese. Montagne, colline, paesaggi, centri storici e anche beni archeologici. In Italia abbiamo un problema serio ultimamente, che i beni archeologici è meglio coprirli che non scavarli, perché se si scavano sono esposti al saccheggio privato, alla malavita o alla incuria e al decadimento. Sibari credo che sia un esempio. Allora, chiudiamo in due minuti. Diciamo, in Calabria il comitato comincia a prendere forma, o prenderà, diciamo, corpo, diciamo, nelle settimane successive, diciamo, in coincidenza con l'apertura della raccolta delle firme, immagino. Sì, la campagna è partita, molte persone sono state contattate, alcune sono anche da me conosciute, da noi conosciute, operano su Cosenza, su Reggio Calabria. Un comitato a Polistena è nato proprio il domenica, due giorni fa. La rete c'è. La rete ci sta costituendo, e molto dipenderà dagli attivisti che nel 2001 hanno fatto il referendum sui servizi privati e i servizi pubblici, quindi l'acqua bene pubblico, ma sul sito si troveranno le informazioni man mano che si accumulano. Il sito è www.benisovrani.org. Là si troveranno l'atto costitutivo, il manifesto, il testo della legge e anche la rete dove e come si può firmare per questa legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è ambizioso? Sì, io direi che 1 milione di firme oggi in Italia è ambizioso, ma se si innesca l'interesse giusto, al di là della volontà dei partiti e anche a prescindere dai colori politici, un leghista potrebbe votare a favore delle montagne, del Cadorno, dei fiumi, della Val Padana, così come un neoborbonico potrebbe votare per i beni e, diciamo, il patrimonio immateriale che il Mezzogiorno ha. Attenzione che questa è una riforma che parla di beni pubblici comprensivi dei beni immateriali legati a un diritto fondamentale, per esempio il diritto all'identità. Articolo 810, 822 e seguenti sarebbero da riscrivere con questa legge. Io credo, Ugo Mattei crede, tutti quanti nel comitato credono che questa sia una norma di civiltà, norma europea che porrebbe l'Italia all'avanguardia del Commons nell'Unione Europea, perché anche l'Unione Europea deve avere una competenza su questi temi. E non crediamo che bisogna criticare questa riforma perché è debole. Questa è una riforma di sistema ordinamentale, perché costituisce un oggetto costitutivo della vita pratica, cioè i beni, il regime della proprietà, ce lo insegnava Hegel e Karl Marx, è il fondamento della vita civile. Non c'è bisogno di essere filosofi per capirlo. Sono norme ordinanti, categorie ordinanti. Se si dà ordine a queste categorie, la proprietà, il godimento dei beni, l'utilizzo e l'alienabilità dei beni, quindi il regime di sdemanializzazione come regime sostanzialmente non legislativamente amministrato dai governi in carica, se si fanno queste riforme si crea un ordinamento che guarda le generazioni future, guarda i beni edonici, i beni intrinseci, e non guarda la mercatizzazione di tutto ciò che è risorsa. Oggi abbiamo un neoliberismo, tu ci insegni spesso, terribile, che mercatizza tutto: il genoma, le sementi, gli animali, le relazioni affettive, i bisogni e i beni soddisfattivi di bisogni sociali, la televisione stessa, il web. Questo è uno strumento che mette paletti e garanzie come diritto
diritto fondamentale a beneficio per di tutti, ciascuno. A beneficio di tutti, di una comunità. A beneficio di tutta la comunità nazionale, ma per molti aspetti della comunità dei cittadini del mondo. Perché il web non è un bene italiano o un bene europeo. Un bene del mondo. È un bene certo, del mondo. Certo. E al momento il web è una di quelle frontiere nei quali i regimi proprietari sono più problematicamente distribuiti, perfetto, per non dire non sono arbitrariamente, perfetto, distribuiti. Allora, noi intanto ringraziamo il professor Nocito perché insomma ci ha chiarito tanti passaggi importanti, tanto del regionalismo differenziato quanto di questa iniziativa, sulla quale pagine di resistenza, diciamo, ci sarà, cioè noi proveremo a documentare, no, diciamo, strada facendo, tutta l'evoluzione di questa che è una battaglia di civiltà, e l'informazione si deve schierare quando l'interesse generale, diciamo, è prevalente. Quindi la disturberemo, ti disturberemo anche, diciamo, per questa, con, diciamo, piacere, seconda questione, saremo di discussione. Impegnati. Ci vediamo il prossimo martedì.